Allora, ciao a tutti. Sono sempre VengeanceHuman87 e in questo video però volevo togliere il mio anonimato comunicandovi che il mio nome è Andrea. Proprio Andrea, sì. Allora, poi volevo dare delle elucidazioni per quanto riguarda il video precedente, per quanto riguarda il significato, il succo del video. È la conclusione del video. Praticamente volevo indicare che devono stare tranquilli, cioè, quelli che dicono, ad esempio, io vado in chiesa, quindi io non posso ascoltare black metal, il contrario, ascolto black metal, quindi è una contraddizione andare in chiesa, oppure quelli che pensano, sono comunista, non posso andare in chiesa. Oppure sono in chiesa e non posso essere comunista allo stesso tempo. Quelli che hanno questi conflitti, volevo dire solo che secondo me sono diverse sfaccettature del proprio carattere e non sono in conflitto tra loro. Non sono in contrapposizione tra loro. Poi, passando a questo video, volevo parlare esclusivamente di metal, di musica e quindi di metal. In particolare black metal. Allora, premetto che io sono un esperto di metal, ne so molto, ma non so tutto. Lo stesso per quanto riguarda il black metal, soprattutto dato che l'ho ascoltato da 2 anni e mezzo, so abbastanza cose, ma non so tutto. Allora, parliamo dei miei gruppi preferiti black metal. Vabbè, iniziando a dire che comunque il black metal è nato in Inghilterra con il Venom. Allora, comunque, i miei gruppi preferiti sono i Marduk. Allora, i Marduk sono un gruppo svedese fondato nel 1990 dal chitarrista tuttora in attività Morgan. Sono tra i miei preferiti, grandissimi, guarda. Molto metallico, cioè anche le bocche. E la loro peculiarità è la loro potenza, la loro velocità nell'esecuzione e anche la loro moto sperimentazione nella musica. Hanno molto sperimentato nel loro lungo periodo. Poi gli Immortal. Sono un gruppo norvegese fondato nel 1990. I principali esponenti e i due componenti più famosi sono Abbas al basso voce e Demonaz alla chitarra. Volevo dire che l'album preferito dei Marduk, comunque il mio album preferito dei Marduk è Opus Nocturne. Poi invece il mio album preferito degli Immortal, non lo so, sono tutti belli. E la particolarità degli Immortal è che riescono ad unire atmosfera con velocità, principalmente. Poi i Darkthrone. Dunque, Darkthrone sono un gruppo norvegese anch'esso, fondato nel 1987, sono nati come gruppo death metal, però infatti il loro primo album è death metal. Dopo hanno continuato a fare solo black metal e il loro esponente più famoso è Nocturno Occulto, che è il chitarrista cantante. Il mio album preferito è Panzerfaust del 1995, che contiene 2 canzoni che secondo me sono delle pietre miliari del black metal, che sono Ancestor Winter e Envy and Absorb, che sono 2 canzoni bellissime, secondo me, assolutamente stupende, bellissime, non c'è niente da dire. Sono incredibili quelle canzoni. Poi i Satyricon. Allora, i Satyricon sono anch'esso un gruppo norvegese, nato nel 1990
Però prende il loro fondatore, che sono i membri che sono rimasti sempre gli stessi, che sono Satyr, che compone basso, chitarra e voce, e Frost, che l'aiutano a comporre la batteria. I Satyr hanno la come peculiarità la contaminazione con sonorità medievali, soprattutto nel primo album, che si chiama Dark Medieval Times del 1993, che è anche il mio album preferito. Poi una contaminazione che col fresh, eccetera. Vabbè. Poi, i Mayhem. I Mayhem, diciamo che sono stati uno dei gruppi più vecchi nella fondazione, nello sviluppo del black metal attuale. Allora, sono stati fondati nel 1984 dal chitarrista Euronymous, che è stato assassinato, come sapete, come molti sapranno. Non vi dico da chi, perché lo sapete, non do altre delucidazioni. Allora, i Mayhem hanno fatto pochi album, hanno fatto più che altro LP. Comunque, il loro album più famoso è The Mysteries of Dom Satanas, che forse è anche il mio preferito. Però devo dire che non mi fanno impazzire più di tanto. Poi, Burzum o i Burzum. Sono una one man band, cioè praticamente c'è stato un solo fondatore e sviluppatore del gruppo, Lars Vikernes, che è quello che ha ammazzato il fondatore dei Mayhem. Comunque, a parte i suoi problemi legali, i Burzum nascono nel 1991 in Norvegia. La loro prima particolarità è la mescolanza con il genere Dark Ambient, quindi ne fanno. E per molti sono anche i fondatori del Depressive Death Metal. Poi, i Dimmu Borgir. I Dimmu Borgir sono un gruppo norvegese, anch'esso. Quando mai non rimane norvegese. Sono nati nel 1993 e il loro principale esponente è il cantante Shagrath, chitarrista, che non mi ricordo il nome. Comunque, sono considerati uno dei gruppi più importanti del black metal sinfonico. Infatti, usano molto sinfonie. Sinfonia e molta musica orchestrale. Il loro mio album preferito è Enthroned Darkness Dreamfront. Poi, Dark Funeral. I Dark Funeral sono un gruppo svedese, invece, fondato nel 1993. La loro peculiarità è soprattutto la velocità di esecuzione e la velocità di riff nell'atmosfera. Però devo dire che sono un gruppo molto ripetitivo, infatti le canzoni sono molto simili tra loro, quindi infatti non mi piacciono più di tanto, mi piacciono ma non più di tanto. Ne ho dimenticato qualcosa. Boh, penso di no. Comunque, andando a noi, volevo dire Black Metal Forever. Comunque, dopo questa lezione, diciamo, se ci sarà un altro video, continuerò. Ciao.
Andiamo.